Italiano perché lui è stato il partente della partita contro il Messico, che l'Italia poi ha rimontato al 9-5-19. Dicevi, lineup sicuramente differente, condizioni sicuramente differenti rispetto a quelle del Messico, ma per Alessandro Maestri è una partenza comunque sempre speciale, perché portare questa casacca della nazionale è sempre un grande onore, anche dopo una stagione che non è stata proprio straordinaria con Sor Rojos de Aguila di Veracruz. Però nel 2009 gli olandesi vinsero la prima serie, che durò 5 partite nel 2006, per 3 vittorie a 2. L'Italia vinse la seconda nel 2009 per 2 vittorie a 1, con un pareggio in quella serie. Quindi è parità perfetta quella che le due squadre hanno all'inizio di questa terza European Baseball Series, 4 vittorie a testa e un pareggio. Ci sarà in queste 3 partite anche la possibilità quindi di spezzare questa parità. Ricordiamo, quest'oggi si gioca qui a Verona, Stadio Gavagnini. Alessandro Maestri, allora, può cominciare questa gara 1 con Van der Meer. Il primo lancio di Maestri è un ball, 1-0 il conto. Van der Meer è uno dei tanti giocatori che fanno parte di questa Olanda, che ha giocato nei Rotterdam Neptunus, che hanno vinto il campionato olandese, ha battuto 369 in questa stagione, e qui prende il primo strike, 1-1. Giocatore spina nel fianco, un ottimo lead-off hitter questo Steen Van der Meer, giocatore che agli europei, negli ultimi europei, è stato determinante, peraltro proprio contro l'Italia. Uno dei pochi, non sono tanti neanche per l'Olanda, che ha partecipato al Baseball Classic, anche se vanta soltanto un turno di battuta, 0 su 1 nella sua partecipazione al Mondiale delle Major League. Secondo ball intanto di Maestri, 2-1 il conto su Van der Meer. 4 tripli, 7 doppi, 21 punti battuti a casa nella stagione regolare olandese. Swing a vuoto, palla sfiorata in foul, 2-2 il conto su Van der Meer. Sì, Van der Meer nel Classic chiaramente non ha avuto molto spazio, vista la presenza di certi giocatori come Xander Bogaerts, Jonathan Scope, Didi Gregorius, che ovviamente sono interni da Major League e di grandissimo livello. Quinto lancio di Maestri, ancora basso, conto pieno su Steen Van der Meer, che ha preso 28 base ball nella sua ultima stagione in Olanda. Nativo di Rosmalen, fu scelto dagli Astros nel draft del 2016 e ha giocato per una parte della scorsa stagione nell'organizzazione degli Astros. Lancio sul conto pieno di Maestri, swing a vuoto, lotta fino al conto pieno, ma alla fine strappa il primo strikeout della sua partita, Alessandro Maestri. Ottimo lancio esterno da parte di Maestri, con questa, con una delle sue classiche fastball, direi a due cuciture, fastball esterna, che Van der Meer fa fatica anche proprio per la sua posizione in battuta, che non è proprio ottimale per andare a cercare lanci esterni di questo tipo. Tocca a Kalyan Sams adesso, l'esterno centro dell'Olanda, trascorso il 2017 nella Canadian American Association, una lega indipendente nordamericana, battendo 375, anche se in sole 5 partite. Vanta 7 anni nelle minors americane, Kalyan Sams, che riceve il primo lancio di Maestri ed è uno strike in mezzo al piatto. Parte con una dritta centrale Alessandro Maestri nei confronti di Sams, 0-1 il conto per Sams, un fuoricampo in queste 5 gare, un doppio, 8 base ball e 3 strikeout. Nativo dell'Aia, il secondo lancio di Maestri alzato, è un pop verso la prima base, dove può effettuare comodamente la presa Alex Ambucci per il secondo out. Ottimo out importante per Maestri, un inizio direi convincente per lui contro un battitore, dicevamo, uno dei battitori più potenti in circolazione del lineup olandese, sicuramente il più potente che c'è in questo lineup. Sams, che tra l'altro ex Seattle, anche Maestri ha avuto i suoi trascorsi nelle minor leagues, di preciso con l'organizzazione dei Chicago Cubs, ha avuto anche modo di giocare con un paio di giocatori che fanno parte in questo momento della rosa dei Cubs in Major League. E adesso tocca a Dwayne Kemp, il terza base dell'Olanda, anche lui gioca nei Neptunus di Rotterdam e ha vinto quindi il campionato olandese, 329 la sua media nell'ultima stagione in Olanda, con 32 punti battuti a casa. Primo lancio di Maestri è esterno, anche un po' basso, forse subito un ball su Dwayne Kemp. Maestri ha lottato fino al conto pieno per eliminare e mettere strikeout Van der Meer, primo battitore affrontato. Poi c'è stato il pop di Kalyan Sams, 1-0 il conto sul terzo battitore Kemp, che gira in foul, diventa 1-1 il conto. Buono, l'inizio di Maestri, uno dei classici inizi per lui, con la sua dritta
primo lancio esterno a cercare l'angolo, poi subito arriva interno e alto su Kemp. Kemp che qui ha seguito questa fastball, l'ha messa dietro il ricevitore e dietro lo screen. Insomma. Ha fatto due stagioni nell'organizzazione delle minors dei Cubs, Dwayne Kemp, classe 1988, esce dal box di battuta e torna ad aspettare il terzo lancio di Alessandro Maestri, l'indicazione da parte del catcher Mineo, la battuta da parte di Kemp, è ancora un pop piuttosto alto, deve arretrare il seconda base azzurro Alessandro Vaglio per effettuare la presa. 1-2-3 senza valide. I primi tre del lineup per l'Olanda sono veramente dei giocatori dotati di velocità, di potenza, forse tra i più completi. È un lineup che nelle prime posizioni è tra le più, come dire, minacciose sicuramente, ed è una squadra con cui contro la quale bisogna stare attenti sempre. Lavorato con Van der Meer fino al conto pieno, lo ha messo strike out, poi due pop, quello di Sams e quello di Kempi. Adesso si riparte dal clean up Nico Urbanus del line up dell'Olanda, battitore Mancino che gioca negli Amsterdam Pirates. 336 di media battuta per lui durante la regular season. Subito gira il primo lancio di Maestri in faula a sinistra, 0-1 il conto. Parte con un po' più di aggressività l'Olanda in questo secondo inning. Sì, subito a cercare di andare a prendere la prima fastball di Maestri, anche perché i primi lanci di Maestri sono solitamente sempre veloci, a cercare però degli angoli, sono lanci di controllo quelli di Maestri. Ancora gira anche il secondo lancio di Maestri ed è una palla ancora in foul, subito 0-2 il conto su Urbanus. 336 di media battuta, 9 doppi, un triplo, 3 fuori campo, quindi è un battitore che ha anche una certa potenza nelle sue braccia. Il quarto del line up dell'Olanda, dopo due strike rimane prudentemente lontano dalla zona di strike Maestri, che lancia in the third. E allora primo ball 1-2 su Nick Urbanus. 3 fuori campo, 15 base ball, 9 strikeout nella sua stagione. Raramente finisce strikeout, qui chiama tempo e allora esce per un attimo dal box di battuta. Ancora fa fatica Maestri a trovare il taglio giusto sui suoi lanci secondari, in particolare sulla slider. Vediamo adesso se va interno qui. Gira Urbanus ed è ancora una palla in foul, questo per un altro buon contatto. È rimasta alta questa slider, probabilmente doveva anche avvicinarsi un pochino di più e andare un pochino più in basso, almeno secondo quanto aveva indicato Mineo dietro al piatto. Conto che resta invariato 1-2 e adesso c'è un piccolo time out. Eh sì, perché servono palline all'arbitro di casa base e allora piccola interruzione con Maestri che rimane sul monte di lancio. 2 o 3 foul con contatti piuttosto buoni da parte di Urbanus su questo turno di battuta. Urbanus che è il primo battitore mancino affrontato da Maestri. Il lancio ed è strikeout, il secondo della partita per Alessandro Maestri. È andato due volte interno, ha cercato di fissare l'obiettivo sulla parte interna della zona di strike e poi Urbanus ha cercato una palla, un bel cambio esterno e basso per il secondo strikeout della partita di Alex Maestri. Dudley Leonora, eccolo qui, il cambio di velocità che ha portato al K su Urbanus. Dudley Leonora gioca negli Ofdorp Pioneers, gira il primo lancio di Maestri, lunga corsa per l'esterno destro azzurro Garbella che non ci può arrivare, la palla cade, va per la seconda base Leonora, ci arriva in tuffo, è un doppio per Leonora, per la prima volta l'Olanda mette un corridore sulle basi. Primo corridore sulle basi, forse sul contatto meno solido, sicuramente meno solido di quello del battitore precedente. Leonora che però trova il buco esterno d'esterno destro e poi l'avanzamento in seconda base che arriva su un'incertezza di Garbella all'esterno. Non so se Garbella addirittura ha superato la palla o è semplicemente scivolato e non ha trovato la base. No, è scivolato, forse anche la palla ha preso un rimbalzo strano. Comunque Leonora in seconda base, dicevamo appunto di portare i corridori più avanti possibile, magari anche con
corsa fra le basi un po' più aggressive, direi che qui Leonora ha seguito perfettamente l'indicazione. Sì, assolutamente sì, appena ha visto che Garbella aveva qualche incertezza ha sprintato verso la seconda base per completare il suo doppio a vuoto, lo swing da parte di Linoy Cross, il battitore numero 6 nel lineup dell'Olanda, gioca negli Amsterdam Pirates, 308 di media battuta, 3 fuori campo, 18 punti battuti a casa, cliente difficile per Maestri, a maggior ragione con un corridore come Leonora in seconda, secondo lancio per il partente azzurro, è un lancio che non prende la zona di strike, primo ball su Kroes. Bisogna andare sì prudenti contro Linoy Cross, sicuramente battitore pericoloso più che altro perché un giocatore che trova contatto bene, un giocatore che anche in situazioni importanti, l'ho dimostrato anche nella Holland Series, è un giocatore che trova la valida anche con frequenza, 3 su 8. Lo swing da parte di Kroes, palla interna sulle mani, sui polsi del battitore, la gira in foul, il battitore designato che gioca anche lui negli Amsterdam Pirates, quindi sconfitto nella finale olandese, palla interna, 1-2 il conto su Kroes, con Maestri pronto a effettuare il suo quarto lancio. Corridore in seconda base, Leonora rimane piuttosto vicino al cuscino, lo guarda Maestri, poi va verso casa base, lancio basso, Mineo evita che la palla si allontani, deve restare in seconda base Leonora. Bravo Mineo in questo blocco del cambio basso. Tra l'altro Kroes è titolare, c'è anche un altro Kroes nel roster olandese che si chiama Zerzinho, insomma due nomi molto particolari, Linoy e Zerzinho. Eh sì, sappiamo quanto l'Olanda tinga anche molto a giocatori che non sono propriamente olandesi di nascita. In foul lo swing da parte di Kroes, si rimane sul conto di 2-2, ancora una dura battaglia per Maestri nei confronti di questo battitore designato che continua a girare e a proteggersi con questi swing e adesso danno la possibilità al battitore stesso di restare in vita, 2-2 il conto su Lindy Kroes, lancio basso, è un ball, conto pieno su Kroes. Ancora interno, ha cercato di andare Maestri con la slider, non è riuscito però a trovare lo swing di Kroes. Il piano di Maestri è abbastanza chiaro, cercare di legare i battitori al polso, cercare di creare battute deboli su lanci interni. Per ora però non è ancora riuscito perfettamente. Conto pieno, un eliminato, Leonora in secondo, Kroes nel box di battuta, aspetta lancio di Maestri, lo gira ancora in foul, palla bassa questa, terzo swing difensivo di Kroes che si è protetto ancora e ha prolungato il suo turno di battuta. Questo è un secondo turno di battuta su 3 per gli olandesi che si sta prolungando. Il primo, tra l'altro il secondo, che è stata poi la valida di Leonora, è finito dopo un lancio, però insomma Olanda che sta allungando i turni di battuta e direi si sta dimostrando molto concentrata al piatto in questo momento. Nel frattempo vi diciamo che la battuta di Poma è stata considerata un singolo, quindi non errore, ma battuta valida per l'Italia, con Poma che poi è stato eliminato con un doppio gioco dalla difesa olandese. Ancora conto pieno con Kroes nel box di battuta, ancora uno swing, palla alta verso l'esterno sinistro, Poma lunga corsa, va sotto la pallina, effettua la presa con Leonora che deve rimanere in seconda base, secondo out importante questo per Maestri. Assolutamente importante perché questa si stava diventando una lotta sempre più difficile, anche perché più lanci effettui più diventa probabile, chiaro che non è una scienza esatta, però più diventa probabile che il battitore trovi il lancio giusto da battere. Qui invece ancora una volta Maestri con la sua strategia, lancio interno, è riuscito a produrre una volata debole a sinistra dove Poma ha dato ad acciuffare la palla senza problemi. Daniel Fernandez torna ad affrontare un battitore destro, Alessandro Maestri, 356 di media battuta in 36 partite in regular season nel campionato olandese, gioca con i Rotterdam Neptunus che hanno vinto il titolo, anche 12 doppi, due tripli e un fuoricampo, primo lancio di Maestri, un lancio a effetto che termina in zona di strike, 0-1 il conto su Daniel Fernandez, una delle novità di questa nazionale olandese, classe 1992, l'esterno sinistro dell'Olanda, ancora uno strike per Maestri, comincia bene questo turno, 0-2.
Si mette davanti ai Maestri con due lanci di assoluta qualità, il primo con cambio di velocità tutt'altro che atteso, la curva, e poi questa bella veloce interna esattamente nell'angolo sul filo interno. Vediamo adesso con un vantaggio di 0-2 come si comporterà su questo terzo lancio Maestri. Ancora una dritta in mezzo, questa volta interna, e allontana dal piatto di casa base Daniel Fernandez. Primo ball, è quasi un lancio avvertimento per spostare un po' il battitore in attesa poi di prepararsi qualcosa sui lanci successivi, che può tranquillamente essere un lancio esterno. Vedremo adesso come si comporteranno, come cosa decideranno Maestri e Mineo. Infatti va esterno il catcher ed è ancora una palla a effetto, c'è il tiro in prima per completare l'eliminazione, strikeout da parte di Maestri, il terzo della sua partita, contatti piuttosto solidi, quello di Leonora, ma anche un paio di contatti in fallo di Urbanus, però Maestri non ha assolutamente sbandato, ha ripreso subito la concentrazione ed è riuscito a effettuare il K su Fernandez. Parliamo di un lanciatore dall'esperienza infinita, giramondo non a caso, ma non giramondo in luoghi a caso, insomma questo lanciatore ha avuto la possibilità di giocare nella seconda lega più importante. L'esperienza che ha, sa come affrontare questi tipi di avversari, però sicuramente un buon segnale che Maestri si intenda bene con Mineo, un ricevitore comunque come Mineo che è giovane, che non ha tanta esperienza, ma che insomma sta amministrando bene la partita dietro il piatto. Swing sul primo lancio da parte di Maestri, Mercuri in prima per Sambuce, effettua subito l'eliminazione, ancora aggressività da parte dell'Olanda come nell'inning precedente, con Dahl che gira subito la mazza sul primo lancio visto da Maestri, arriva però l'out comodo da parte di Mercuri. Sì, mazza che si è letteralmente frantumata su questo primo lancio da parte di Maestri. Dahl che si è anche messa a guardare la mazza piuttosto che correre, il che diciamo non è proprio l'ideale, ma insomma contatto che forse anche per Dahl non era proprio atteso. Questo già testimonia comunque quanto l'effetto del lancio di Maestri sia importante. Remco Dreyer, il nono battitore del line-up olandese, prende il primo strike lanciato da Maestri, subito 0-1, parte in vantaggio nei confronti di Dreyer, il pitcher azzurro. Secondo lancio, lavora adesso anche con un buon ritmo Maestri, questa palla è interna, un ball, 1-1. Il conto su Dreyer, Olanda che è stata molto aggressiva precedentemente con Dahl, qui gira in foul il terzo lancio di Maestri, 1-2. Potrebbe essere aggressiva l'Olanda se finisse anche con uomini in base in questo momento. Diciamo che Dreyer spesso con Rotterdam ha battuto come lead-off, oggi batte come numero 9, e questo significa che se finisce in base ci ritroviamo Dreyer in base veloce e Van der Meer in battuta altrettanto veloce. Ancora un lancio basso interno di Maestri nei confronti di Remco Dreyer, 2-2 il conto sul esterno destro olandese al primo turno di battuta in questa partita. Gira in foul, si rimane sul 2-2, Remco Dreyer gioca negli Amsterdam Pirates, classe 1987, 362 in regular season del campionato olandese, con 3 fuoricampo, 17 punti battuti a casa, 7 doppio e un triplo, quindi ha sicuramente un bel po' di potenza nelle sue braccia. Ancora un foul, anche qui Dreyer fa lavorare tanto Maestri, questo è già, sarà il settimo lancio di questo turno di battuta. E anche 32 basi su ball guadagnate quelle di Dreyer, quindi giocatore sicuramente paziente, che dimostra anche di essere completo, anche un buon difensore, sicuramente un giocatore con molte caratteristiche che lo rendono un giocatore di baseball molto utile alla causa. E allora esce dal box Dreyer prima di tornarci per aspettare il lancio di Alessandro Maestri. Teniamo d'occhio anche ovviamente il conto dei lanci del pitcher azzurro, che al di là di nessun punto concesso ha lavorato con dei turni anche piuttosto lunghi finora in queste prime 3 riprese, e adesso ancora chiamato tempo da Remco Dreyer, che esce e poi ritorna nel box dopo 2 foul consecutivi. Il lancio di Maestri, lo swing da parte di Dreyer, anche in questo caso in foul, continua a toccare i lanci del partente azzurro. Maestri che sta continuando a cambiare anche velocità in questo turno di battuta per cercare di mettere Dreyer in una situazione di disagio, definiamola così. Dreyer che è arrivato in anticipo ancora una volta sull'ultimo lancio. Ha cominciato con 30 lanci effettuati questo turno di battuta Maestri,
sul 2-2 a vuoto. Dreyer qui toglie qualcosa dalla velocità del suo lancio Maestri ed è strikeout il quarto della partita per il partente azzurro. Altro strikeout con una veloce, un'altra veloce esterna. Sicuramente un ottimo turno di battuta da parte di Dreyer, che ha fatto spendere qualche energia in più a Maestri. Maestri bravo a trovare con la fastball il lancio decisivo per chiudere questo turno di battute, per tenere Dreyer lontano dalle basi, che sicuramente è una chiave. Steve Van Der Meer, finito strikeout, la sua prima apparizione al piatto, si ricomincia da capo con il line-up olandese che riparte dal lead-off. 369 di media battuta, l'abbiamo detto, per questo giocatore che ha militato l'organizzazione degli Astros per una stagione. Il lancio di Maestri è ancora uno strike, 1-1 il conto su Steve Van Der Meer. Maestri ha preso un buon ritmo, anche se stanno battagliando duro i battitori olandesi. Qui lo swing verso la terza base, dove c'è il tiro di Garcia in prima, l'eliminazione, terzo out dell'inning. Ancora 0 punti segnati per l'Olanda, si rimane sullo 0-0 dopo che sono stati giocati 2 inning e mezzo in questa prima gara delle European Baseball Series. E allora diamo il benvenuto al microfono a un ospite, ne avremo diversi nel corso di questa telecronaca. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni l'ex manager dell'Italia, Marco Mazzieri. Ciao Marco, grazie per essere con noi. Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Ti chiedo intanto, Marco, ovviamente un parere sulla partita, fin qui 0-0. Comincia il quarto inning con Kalyan Sams, esterno centro, che ha appena chiuso l'inning precedente con la presa al volo sulla bella battuta da parte di Alessandro Vaglio. Sams eliminato al volo dalla prima base, la sua prima apparizione al piatto, batte una palla molto lunga verso l'esterno sinistro ed è una palla che supera la recinzione, è fuori campo per Kalyan Sams, che apre le marcature. 1-0 Olanda, palla finita sopra al guanto di Sebastiano Poma. L'Olanda si porta in vantaggio con il grande legno di Sams. Sams, legnata di Sams, che è uscito dal piatto praticamente sapendo che la palla sarebbe uscita, eppure non è uscita di tanto, a dire la verità. È una palla che ha planato molto a lungo, ma che non è finita lontana dalle fauci di Sebastiano Poma, che qui ha cercato in un tentativo veramente stoico di andare a prendere questa volata di Sams. È primo colpaccio di questa partita dall'uomo che forse più di tutti può fare la differenza in questa partita con un solo swing. Aveva tutto un fuoricampo in stagione, ma in sole 5 partite nella Lega Nordamericana Canadian American Association segna il primo punto della partita. Kalyan Sams tocca adesso a Dwayne Kemp, eliminato con un pop preso al volo da Vaglio alla sua prima apparizione al piatto. Vediamo se Maestri riesce subito a riprendersi dopo il lungo fuoricampo concesso. Battuta sulla terza base, Garcia a tempo per l'assistenza in prima, effettua l'out, importante per l'Italia subito riprendersi con un'eliminazione praticamente immediata dopo il fuoricampo di Sams. Con freddezza, bravo Garcia, perché il contatto da parte di Kemp era tutt'altro che semplice. Quando si dice no hot corner in terza base, direi che questa palla era molto calda, stava arrivando come, insomma, sotto forma di una bella fiammata. Bravo Garcia a sventrare questa linea, questa rimbalzante tesa, e a fermare anche l'assalto dell'Olanda, che sta cercando di dare seguito al suo buon inizio di inning. Nick Urbanus, vittima di uno dei 4 strikeout realizzati finora da Maestri, gira in foul il primo lancio del pitcher azzurro. 1-0 Olanda dopo il fuoricampo a basi vuote di Kalyan Sams, secondo lancio di Maestri non tenuto dal catcher Mineo. 1-1 il conto sulla seconda base olandese, battitore mancino, protagonista di un lungo turno in battuta, la sua prima apparizione al piatto terminato con uno strikeout. Qui una palla che scende da parte di Maestri, la sfiora e la gira in foul. Urbanus, 1-2 il conto sul battitore. Urbanus si sta facendo attrarre tantissimo da questo lancio basso interno e continua a seguirlo, l'ha fatto resistendo a lungo nel primo turno di battuta e qui ha rischiato di arrivare a vuoto. Questa volta invece gira verso la seconda base, dove c'è Vaglio che va in prima, la sua assistenza è perfetta e arriva il secondo out dell'inning. 2 eliminazioni interne dopo il fuoricampo di Sams. 2 assi Fortitudo Bologna, prima verso il terza base
per poi cedere la palla a Sambucci, qui invece Vaglio sempre per Sambucci. Due eliminazioni comode su due rimbalzanti, questa è poi anche la chiave di Alessandro Maestri, se riesce a trovare qualche rimbalzante in più chiaramente significa che è in giornata e in questo momento ha commesso un solo errore che sta costando lo svantaggio all'Italia in questo momento. E allora tocca a Dudley Leonora, che ha battuto un doppio alla sua prima apparizione al piatto, giocatore degli Hofdorp Pioneers, con due eliminati, battitore destro che affronta Maestri, primo lancio teso di Maestri, una dritta che Leonora prende ed è primo strike. Leonora con un passato nell'organizzazione dei Baltimore Orioles, anche lui quindi con un trascorso in America, e non sono pochi, li abbiamo già citati alcuni. Sì. 1-1 il conto su Leonora, il primo ball di Maestri sul battitore olandese, strike alle ginocchia, chiamata positiva per il pitcher azzurro, si porta in vantaggio nei confronti del prima base dell'Olanda. Il quarto lancio di Maestri è uno strike, finisce con uno strikeout, il quarto attacco olandese in cui però è entrato il primo punto della partita sul fuoricampo di Sams. Sams che è stato protagonista nella finale degli europei, degli ultimi europei, giocatore che ha tantissima esperienza, come dicevi appunto, anche nelle Independent League, in cui è anche arrivato a battere 23 fuori campo, quindi giocatore dotato di tantissima potenza, e diciamo che Maestri ha pagato caro. Alta del quinto inning, si porta nel box di battuta Kroes, eliminato dall'esterno sinistro Sebastiano Poma al volo alla sua prima apparizione al piatto nel secondo inning. Battitore mancino, il numero 27 dell'Olanda, che comincia il suo secondo turno in battuta, 308 in stagione, uno dei punti fermi della nazionale. Subito una chiamata di tempo però, per essere quindi ritardato il primo lancio da parte di Alessandro Maestri, che ricomincia il suo caricamento e spara verso il piatto di Casabase, una palla veloce che rimane però troppo esterna. Subito un ball quindi su Kroes, 1-0. Bisognerà vedere il limite di lanci più che altro di Maestri piuttosto che il numero di inning, anche perché se non vado errato c'è qualcuno che si sta scaldando. Gira intanto Kroes verso la seconda base, Vaglio comodo in prima per Sambucci, primo out dell'inning. Eravamo a 52 lanci all'inizio di questa ripresa, potrebbe essere l'ultima ripresa per Maestri, mentre qui rivediamo il contatto di Kroes e l'assistenza in prima di Vaglio per Sambucci. 4 out consecutivi per Maestri dopo la botta di Kalyan Sams. Adesso vediamo Fernandez che ha fatto molta fatica nel primo turno di battuta contro Maestri. Eliminato al piatto, una delle quattro vittime degli strikeout fin qui di Maestri, gira subito il primo lancio, un lancio basso in foul, lo swing di Daniel Fernandez, 0-1 il conto sul settimo battitore olandese. Chiamata di tempo ancora anche da parte di Fernandez, e allora anche qui deve fermarsi Maestri prima di ripartire. Credo che sia successo qualcosa all'esterno, sì, uscita una palla, qualcosa del genere. Comunque non è di fatto. Fernandez, nativo di Aruba, un altro giocatore, lo vedete poi anche dal nome Daniel con quella cediglia sopra. Lo swing in foul, due foul consecutivi da parte di Fernandez sui primi due lanci di Maestri. Subito si porta in vantaggio il pitcher azzurro ancora nei confronti di Daniel Fernandez, che aveva già messo al piatto, ricordiamo, nella sua prima apparizione nel box di battuta. Insiste interno Maestri ancora, resta alto però. Conto 1-2 su Daniel Fernandez da parte di Maestri, lo swing a vuoto di Fernandez che finisce strikeout per la seconda volta, e per Maestri si tratta del sesto avversario che termina il piatto. Direi turno di battuta approcciato perfettamente da Maestri, che ha fatto, diciamo, ha dominato la parte interna del piatto contro Fernandez che non è più uscito da quel labirinto, e qui assolutamente in ritardo su questa fastball esterna. Tocca a Rodney Dahl,
il battitore numero 8 del lineup dell'Olanda, catcher della squadra Orange, prende il primo ball 1-0. Il primo lancio di Maestri, secondo lancio di Maestri, swing di Darling, foul, punto che diventa 1-1, foul esattamente all'indietro da parte del catcher olandese. Giocatore del UVV Pickles, squadra diversa rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, dicevamo sicuramente maggior presenza di Amsterdam che ha 7 giocatori in campo, che ha 7 giocatori in rosa, Curaçao Neptunus con 5. L'unico giocatore, ci sono due giocatori che non militano nel campionato olandese e poi ce n'è uno che invece milita in Europa, sì, ma in Germania con i Buchbinder Legionäre Regensburg, cioè Mike Bolsingbrook. Ancora uno swing in foul da parte di Rodney Dahl, diventa 1-2 il conto su Dahl da parte di Maestri, come dicevi tu prima. 4 poi 5 eliminazioni consecutive dopo il fuoricampo di Sams, da cui il partente azzurro si è ripreso davvero molto bene, e adesso c'è questo swing verso l'esterno destro, la palla finisce proprio nel punto in cui c'è Nicola Garbella che effettua l'out, out che chiude la quinta ripresa sul punteggio di 1-1 fra Italia e Olanda. Vi dicevamo prima che avremo diversi ospiti nel corso di questa telecronaca, diamo il benvenuto al presidente della federazione baseball olandese Ron Schell, che ringraziamo per essere con noi. Thanks for being with us. Thank you very much for having me here. This is a marvelous day. Yeah, we see you.